Per non dimenticare, questo è l'imperativo quando si ricordano i milioni di vittime dell'Olocausto. Numerose le iniziative promosse dal Comune di Bolzano nel corso degli ultimi anni. Storia e memoria, questo è il nome del progetto che dal 95 spazia a 360 gradi, toccando più ambiti. Attività di ricerca, raccolta di testimonianze, incontri con gli studenti, contatti con altre città italiane. L'obiettivo è quello di far conoscere a tutti, ma in particolare alle nuove generazioni, una delle pagine più buie della storia dell'umanità, tragedie che hanno toccato da vicino anche la città di Bolzano. Come ogni anno, tanti gli appuntamenti in occasione del Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio in occasione dell'anniversario dell'abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz. Prima tappa, il muro del lager di Viareggio. Qui, dopo la deposizione delle corone, il primo cittadino Luigi Spagnolli, nel suo intervento, ha ricordato il dramma dell'Olocausto, il sacrificio di migliaia e migliaia di persone innocenti. Le cerimonie del Giorno della Memoria hanno visto il comune di Bolzano presente anche al monumento dedicato agli ebrei della regione, nel cimitero di Oltrisarco, con la deposizione di una corona e la preghiera letta dalla rappresentante della comunità ebraica. Infine, la deposizione di una corona sulla lapide che ricorda Manlio Longon, partigiano, medaglia d'oro al valor militare, presso il cimitero maggiore. Proprio in quello che era l'ingresso del lager di Viareggio sono state collocate due targhe a memoria delle atrocità del passato. La cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità comunali, dei responsabili degli uffici e associazioni coinvolte nell'iniziativa. Sul lato sinistro del sottopassaggio di accesso all'ex lager, l'attenzione è focalizzata su come si è scelto di ricordare. Sul lato destro, invece, ci si concentra su cosa si vuole ricordare. Primo Levi ha detto una cosa giustissima: se capire è impossibile, conoscere è necessario. E noi ci stiamo impegnando molto affinché le nostre cittadine e i nostri cittadini o chi viene da fuori Bolzano conosca la storia della nostra città, ma soprattutto anche per le future generazioni capire è importante, perché tutto ciò non avvenga mai più. La memoria di quanto accaduto in Viareggio a Bolzano è conservata anche presso l'archivio storico del capoluogo in via Portici, a poca distanza da Piazza Municipio. Sono oltre 15 anni che il comune di Bolzano si impegna in primo piano per far conoscere quanto di tremendo è accaduto durante gli anni del regime nazifascista. Storia e memoria è il progetto che raccoglie una serie di interessanti iniziative. Ci sono momenti importantissimi all'interno del progetto Storia e Memoria, che dura dal 1995, e sono in particolare il rapporto con i testimoni. Qui mi riferisco al progetto Video Testimonianze dai Lager, cioè l'aver intervistato più di 200 ex deportati del Lager di Bolzano che ci danno informazioni fondamentali sulla storia della deportazione. E il progetto Città della Memoria, che vuole raccogliere intorno all'esperienza maturata dal Comune di Bolzano una serie di amministrazioni cittadine italiane che si occupino della memoria del loro territorio riferita a fatti della Seconda Guerra Mondiale, e poi la grandissima attenzione, la costanza di questa attenzione verso i luoghi della memoria della nostra città. Un esempio recentissimo sono le tabelle che abbiamo inaugurato quest'anno. E proprio l'archivio storico di Bolzano presenta sino al prossimo 17 febbraio alcuni disegni eseguiti all'interno del lager di Viareggio da uno dei prigionieri. Sono stati donati dalla famiglia Morabito di Genova e sono attribuiti ad Amelio Ernesto Capurro. Documenti di fondamentale importanza ospitati temporaneamente in una mostra all'ingresso dell'archivio storico. Grazie a queste opere si può vedere con i propri occhi, si può capire cosa volesse dire vivere in un posto molto simile all'inferno. Questi disegni sono importantissimi per la conoscenza della storia del lager di Bolzano, perché sono stati eseguiti all'interno del campo tra l'ottobre del 44 e l'aprile del 45. E si tratta di fonti, non abbiamo immagini del campo quando era in funzione. Questi disegni ci permettono di leggere meglio le strutture, gli edifici del campo quando era in funzione.